Finalmente una build tutta AMD che vale davvero. Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G e oggi andiamo a vedere una build fatta interamente da componenti AMD. È una build da gaming, è una build a prestazioni elevate, il costo sarà elevato, ma credetemi, stiamo davvero parlando del top per quanto riguarda un PC da gaming targato solamente AMD. Senza indugiare, andiamo subito a vedere le parti. Perché ci sono delle cose davvero molto interessanti da andare a vedere. Allora, il carrello di Amazon, innanzitutto è partito un supporto che non dovrebbe esserci, il carrello di Amazon dice innanzitutto 779,46 €, ma andiamo a vedere bene da cosa sono composti questi 779 €. La prima componente che vi faccio vedere è la scheda madre. Allora, perché questa scheda madre? È una B550, è una Strix A Gaming. Innanzitutto esteticamente è molto bella, non guardate questo prezzo, perché questo prezzo è pompato in attesa che i pezzi siano di nuovo in stock. Di solito il prezzo di questa scheda madre si aggira sui 175-180 €. E per le feature che ha questa scheda madre, e cioè delle ottime fasi di alimentazione, una ricca dotazione di porte USB posteriori, un ottimo sistema di dissipazione del chipset, che appunto c'è una ventola che so che su questa scheda madre è molto silenziosa. Inoltre c'è un heatsink per coprire gli SSD M.2 PCI Express generazione 4 in metallo per dissipare il calore. Aura Sync, ragazzi, questa scheda madre è una rappresentazione di come Asus in questa fascia di prezzo, anche con le B550, stia davvero cacciando dei prodotti davvero davvero al top per quanto riguarda le prestazioni e soprattutto l'estetica, che ok, posso capire che non sia tutto, ma è comunque una cosa buona da tenere in considerazione. Il disco di boot sarà questo qui, il Samsung 980 Pro, un SSD M.2 PCI Express 4.0. Io ho scelto il taglio da 250 GB, ma potete benissimo scegliere 500 GB o 1 TB. È un SSD uscito da poco, 7 GB al secondo in lettura sequenziale, dovrebbe essere in scrittura circa 5,5 GB o 6 GB, al momento non ricordo precisamente. È un SSD M.2 generazione 4.0 che scalda molto, ovviamente come tutti i PCI Express 4.0, ma ecco perché la scheda madre ha quell'heatsink sulla porta M.2. Per quanto riguarda l'affidabilità, ragazzi, stiamo parlando di un Samsung. Io nella mia build ho Samsung da 4 anni ormai, non mi hanno mai dato un singolo problema. E oltretutto, questo SSD, dato che ci sono 7 GB in lettura, se volete trasferire file di enormi dimensioni, 100 GB, 150 GB, con le prestazioni di questo SSD riuscite davvero a velocizzare il procedimento a livelli esorbitanti. Credetemi, già con un SSD da 2.5 pollici il procedimento è molto più veloce, ma così non ne parliamo proprio. SSD da 2.5 pollici che andremo a utilizzare per lo storage dei giochi, e cioè un Samsung 860 EVO da 1 TB. Ci sono ovviamente anche qui vari tagli se voi volete utilizzare questo componente per le vostre esigenze. Potete benissimo scegliere un taglio più grande, un taglio più piccolo, ma 550 mega in lettura e 520 mega in scrittura sono davvero delle ottime performance, soprattutto a questo prezzo. 1 TB viene a costare adesso 113 €. 3 anni fa 1 TB ti veniva a costare una cosa come 250 €, quindi ragazzi, al momento comprare un SSD è una cosa davvero più che raccomandata visti i prezzi che ci sono sul mercato. Come RAM andremo ad utilizzare 16 GB di G-Skill Trident Z Neo a 3600 MHz, latenza 16 1939, sono due banchi da 16 in modo due banchi da 8, chiedo scusa, così che possiate upgradare a 4 banchi da 8, quindi arrivare a 32 GB di memoria RAM. Queste qui sono le RAM consigliate per chi vuole creare una build con una CPU Ryzen. L'abbiamo capito che ormai il processore è un Ryzen. Oltretutto, esteticamente sono molto belle, e se non credete che siano belle, io ve le faccio vedere qui.
sono le RAM che monto io nella mia configurazione, perché hanno delle ottime prestazioni, sono bellissime, sono ottimizzate per Ryzen. Come case andremo a montare un Corsair IQ4000X. Perché questo case? Perché ha un ottimo airflow. Per il prezzo che costa, ragazzi, 110 euro, esce già di suo con tre ventole integrate Corsair che potete andare ovviamente a posizionare in ogni parte del case. Quindi io ho scelto questo appunto perché il dissipatore che andremo a montare, che non c'è nella lista così che sia una sorpresa, andrà a essere montato qui sulla parte frontale, perché supporta il radiatore fino a 360 mm nella parte frontale con tre ventole da 120. Le tre ventole che sono qui potranno essere montate, due nella parte superiore e una nella parte posteriore, così che l'airflow sia ottimale per ogni operazione del vostro PC. Come alimentatore, invece, ho scelto un Corsair RM750X. Allora, chiunque parli male di questi alimentatori, ho avuto una brutta esperienza e mi dispiace per loro, oppure, non chiedo scusa, ho sbagliato scena, oppure non conosce effettivamente la qualità degli alimentatori Corsair. Va benissimo, è normale che ci siano delle unità fallate, ci sono in qualsiasi ambito, ma io vi posso assicurare che per 4 anni, chiedo scusa, ho avuto un alimentatore Corsair 750 watt, non ho mai avuto il singolo problema, tanto che ho acquistato un alimentatore da 1200 watt e non ho il minimo problema anche ora. Comunque, le opinioni sono opinioni, ma i fatti sono fatti. Ci sono 2642 persone che hanno dato 5 stelle di voto, quindi sapete com'è. Questo alimentatore 750 watt 80 plus gold è ottimo per la nostra build, in quanto potremo sfruttare per bene la curva di efficienza e ci dà effettivamente un bel po' di durata nel tempo. Adesso, per quanto riguarda il dissipatore della CPU, andremo ad utilizzare l'IKEA AIO 360D RGB. È un dissipatore con radiatore da 360 mm. A questo prezzo è praticamente, non dico regalato, ma è molto molto conveniente. È bellissimo da vedere, non solo per la tipologia di ventole che hanno una diffusione della luce davvero molto particolare, ma anche per la pompa stessa del dissipatore, che ha questa copertura in frost glass, potremmo dire, e questo è l'effetto che dovrebbe dare all'interno del vostro case. Io credo che sia come prestazioni che come estetica IKEA abbia tirato fuori davvero qualcosa di molto molto competitivo sul mercato, davvero davvero tanto. La nostra CPU da gaming sarà il nuovo Ryzen 5 5600X. Il pupillo e il re del gaming di quest'anno di casa AMD, offre 6 core, 12 thread, un boost clock di 4.6 GHz, ma attenzione, un boost clock automatico, non è quello manuale. Noi con un buon dissipatore come quello che vi ho fatto vedere poco fa, potremmo portarlo a qualche frequenza decisamente più alta, e col nuovo layout interno di cache, che riesce ad avere molte più instruction per clock dei Ryzen 3000, ragazzi, se volete solo giocare, questa è la CPU adatta a voi. Il costo dovrebbe essere $299 al lancio, ma abbiamo già visto che sui preordini di Amazon c'è stato un po' di casino. Sono apparsi questi processori, specialmente questo qui, il 5600X, per un po' di tempo, e il costo era di 380 euro. Io credo che verrà a costare al massimo 350 euro in Italia, che possono sembrare tanti. Sicuramente sono tanti per un processore a 6 core e 12 thread, specialmente se paragonato alla generazione precedente, ma stiamo parlando del miglior processore che AMD abbia mai cacciato per quanto riguarda la fascia gaming. Quindi, ok, se volete avere un PC da gaming con ottime prestazioni e un'ottima CPU capace di durarvi anche due generazioni, tre generazioni di schede grafiche, beh, questo qui è da prendere in considerazione sicuramente. Come ho detto, questa qui è una build fatta solo di componenti principali AMD, e come scheda grafica ho deciso di scegliere la RX 6800 XT. Ha
bene o male le stesse prestazioni di una scheda grafica RTX 3080 di Nvidia, è una scheda adatta per chi vuole soltanto giocare, ok? Perché non ci sono tutti i fronzoli e tutti i plus che inserisce Nvidia per quanto riguarda sistemi di broadcast, encoding, rendering, eccetera, eccetera. Supporterà il ray tracing, non sappiamo ancora precisamente le prestazioni come saranno con il ray tracing attivo, non abbiamo ancora conferma di un DLSS marcato AMD, però al prezzo di $649, anche se dovesse venire a costare in Italia €699, ragazzi, è un affare, specialmente contando che le RTX 3000 non si trovano in giro, non ce ne sono. Quindi, al posto di avere una scheda che sulla carta è molto più potente, ma non c'è, e una scheda che, ok, potrebbe essere un po' meno potente, costa di meno, ma c'è, beh, io preferisco prendere la scheda video che è, c'è, ecco, che esiste. Ad ogni modo, mi sento di consigliare questa e non la 6900 XT, perché? Perché tra la 6800 XT e la 6900 XT c'è lo stesso gap prestazionale che c'è tra la 3080 e la 3090. In altre parole, la 6900 XT costa $999, saranno credo 1000 euro e qualcosa, 1050, 1100 euro in Italia. Sono abbastanza convinto di dire che quella scheda grafica non valga il prezzo in più. La 6800 XT è davvero lo sweet spot per giocare in 2K a frame rate elevato e cominciare a giocare in 4K a 60 e magari anche 70 frame al secondo. AMD quest'anno ha cacciato davvero dei prodotti davvero molto 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 interessanti. Ma andiamo a vedere un pochettino il costo totale della build. Si parla di, vi ho detto, il carrello di Amazon viene a costare in totale €779,46, €153,68 per quanto riguarda il dissipatore. Non sappiamo ancora il prezzo ufficiale in Italia del Ryzen 5 5600X, c'è chi dice €320, c'è chi dice €350, io diciamo mi voglio mantenere nello scenario peggiore possibile, quindi diciamo per sentito dire €350. Per quanto riguarda invece la scheda grafica, la 6800 XT, sappiamo $649. Vogliamo essere anche qui molto molto pessimisti? Diciamo €699. E il costo totale della nostra build è 1982,14 euro. È un costo decisamente elevato per una build da gaming, decisamente straelevato, ma io mi sento di consigliare questa build che è addirittura più economica di €2000 per chi vuole giocare in competitivo, perché ragazzi, in 1080p, se in 2K con questa scheda grafica e questo processore si riescono a superare i 180 frame al secondo, in 1080p si riuscirà sicuramente ad andare al di sopra dei 250, dei 260, e su alcuni giochi sappiamo quanto possano essere importanti i frame. Oltretutto, questa CPU non richiederà tantissima potenza, non richiederà un sistema di dissipazione talmente massiccio da sfruttare al massimo le sue potenzialità e potenzialmente accorciare la vita totale della build. Con quel dissipatore potrete benissimo tirare avanti con questo PC per almeno 3, 4, 5, 6 anni addirittura, se volete. È un PC costoso? Sì, decisamente sì, ma è un PC future proof, nel senso che si spende un pochettino di più adesso per non dover andare a riparare eventuali errori o andare a cambiare eventuali pezzi in futuro, per cui mi sento di consigliarvi questo. Io vi ricordo di mettere un mi piace al video, di iscrivervi al canale, di accendere la campanella se il video vi fosse piaciuto e se voleste essere aggiornati sempre sui video del Punto DG. Vi ricordo che streamo su Twitch lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì a orari diversi, ma vi lascio tutto in descrizione. Vi ricordo anche che se volete avere un contatto più diretto, c'è sempre sotto in descrizione il link di Discord. Venite a salutarmi e dire ehi ciao, ho visto il tuo video, grazie mille per aver seguito il video e ci vediamo alla prossima, sempre qui sul Punto RG, sempre qui col vostro G.